Il nostro è prima di tutto un sì ad alcune domande di fondo che toccano il cuore della nostra democrazia e parte dal presupposto che con questo voto si arriva finalmente ad una partenza del treno delle riforme nel nostro Paese. C'è una domanda vera, profonda, sulla quale chiederei l'attenzione di chi ci ascolta da casa come di tutti i nostri parlamentari. La domanda vera a cui il gruppo parlamentare del Partito Democratico risponde oggi sì. Le istituzioni democratiche, le nostre istituzioni, toccate da un bassissimo livello di fiducia da parte dei cittadini, sono o non sono in condizioni di autoriformarsi? Sono o non sono nelle condizioni di cambiare? E in questa sala, in quest'aula, ci sono risposte diverse a questa domanda e anche il voto di oggi presenta risposte diverse a questa domanda. E allora io dico con forza, la nostra risposta è sì. È una risposta ferma, convinta, forte, ad una domanda tutt'altro che banale. A una domanda, Presidente, non solo italiana, se è vero che la sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche è diffusa in Italia, ma è diffusa nella larga parte dei paesi europei e non solo europei, dentro l'incrocio tra la crisi della rappresentanza democratica e una crisi economica senza precedenti. Voglio dirlo in modo particolare a chi ci ascolta da casa. Parlare di riforme non è accademia professorale. Le riforme servono al Paese per produrre crescita, per produrre sviluppo, per rispondere a quei drammatici problemi che le famiglie e le imprese italiane incontrano ogni giorno. Fare le riforme significa costruire un Paese più forte. Se la risposta fosse no a quella domanda, Presidente, riflettiamoci bene, significherebbe asserire che le istituzioni democratiche non sono riformabili e quindi, siccome non risolvono i problemi dei cittadini, significherebbe dire nella sostanza che c'è un via libera al superamento della democrazia per come l'abbiamo conosciuta, al superamento della Repubblica. Guardi, Presidente, peso con molta attenzione le parole che sto pronunciando. E quando penso alla Repubblica, quando penso alla nostra democrazia, il pensiero va alla Resistenza, il pensiero va alle cittadine e ai cittadini che hanno versato il loro sangue per darci questa democrazia, il pensiero va alle Fosse Ardeatine, va a Marzabotto, va a chi ci ha donato questa democrazia. Oggi riformarla è l'unico modo per salvarla, è una sfida italiana. Ma non solo una sfida italiana, è la sfida che ci ha lanciato in quest'Aula alla rielezione a Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Anche oggi ho sentito insulti, parole fuori luogo, anche oggi qui noi le ribattiamo, perché Giorgio Napolitano è un cardine della nostra democrazia e fare le riforme significa anche dire che quel secondo mandato che noi gli abbiamo chiesto ha avuto e avrà senso. Solo pochi giorni fa, Presidente, in quest'Aula abbiamo dato la fiducia a un nuovo governo, un governo guidato dal segretario del Partito Democratico, un governo che serve per aprire una stagione in cui la politica si assume fino in fondo la sfida del cambiamento, la sfida per provare a costruire un Paese diverso. Io penso che nello scontro di questi giorni, politica antipolitica, nello scontro tra chi crede nella democrazia e chi invece vuole abbatterla, noi abbiamo giocato a non nasconderci e oggi lo facciamo fino in fondo, non ci tiriamo indietro. Oggi, finalmente, con questo voto, noi avviamo questo treno delle riforme. E guardi, Presidente, abbiamo deciso di fare una legge elettorale valida solo per la Camera. Abbiamo stralciato questo famoso articolo 2. Io penso che questo sia il punto politico più rilevante e l'impegno solenne di questo Parlamento a fare le riforme che il Paese aspetta. Basta parole. Il superamento del bicameralismo, la trasformazione del Senato, su cui io credo che da subito, immediatamente, dobbiamo impegnarci perché si proceda con la partenza della discussione verso una prima approvazione di quel provvedimento, la riduzione del numero dei parlamentari.
non più parole, non più solo parole, ma fatti che ci consentano finalmente di dire agli italiani che la politica ce la può fare. Devono essere questi, io penso, i punti di fondo di una partita aperta che noi vogliamo giocare. Non ci arrendiamo. Questa legge, un passo alla volta, ha fatto dei passi avanti. Prima il doppio turno, poi l'articolo 2, poi un passaggio sulle soglie, migliorando lo schema di partenza. E anche qui, voglio dirlo, guardate, è inaccettabile una retorica che parla dei partiti come se fossero organizzazioni di malavita. C'è un articolo della nostra Costituzione, l'articolo 49, che riconosce ai partiti la funzione attraverso cui i cittadini determinano le politiche nazionali attraverso il metodo democratico. Non vorrei, lo dico agli amici del Movimento 5 Stelle, che si salisse sui tetti per difendere la Costituzione senza averla neanche letta la Costituzione. E voglio dirlo con forza. Guardate, basta. Basta con le occasioni sprecate. Basta col continuare a stare sui tetti. Siete stati eletti per cambiare e invece siete qui solo per conservare. Quante espulsioni ancora prima di comprendere che questo paese si può cambiare e che noi siamo qui, ci mettiamo tutta la nostra forza esattamente per cambiare. La legge elettorale è un primo passo, lo dicevo, e io penso che nei passaggi successivi, a partire da quello del Senato, bisognerà intervenire per renderla migliore. Sul sistema delle soglie, ad esempio, partiti troppo piccoli che hanno un peso nell'arrivo al premio di maggioranza e forze politiche potenzialmente troppo grandi che restano fuori. E ancora il rapporto eletto-elettore come questione su cui abbiamo fatto un passo in avanti, ma su cui io credo si possa fare ancora di più. E poi ancora, consentitemi di dirlo con tutta la forza che ho, la questione di genere. Qui c'è bisogno di parole di chiarezza, perché quello che è avvenuto in quest'Aula non rappresenta una pagina positiva per la nostra democrazia. E guai a pensare che si tratti di un problema delle deputate del Partito Democratico. È un problema di civiltà del nostro Paese. Per questo voglio dire con grande forza che per il Partito Democratico questa sarà la priorità assoluta nel nostro passaggio al Senato. E non consentiremo che alcun accordo potrà su questo fermarci. Ancora, Presidente, e concludo, io penso che siamo veramente ad un passaggio decisivo. Oggi dobbiamo dare senso al nostro mandato parlamentare. Dobbiamo dire con forza che siamo qui perché un cambiamento si può avere, perché il cambiamento è possibile. E sulla base di quello, io penso che con questo voto noi vogliamo dimostrare che facciamo sul serio, e per questo motivo, con convinzione, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.